Race to Growth, una sfida per crescere. Sul mondo del lavoro incontriamo la società cooperativa Vitale Robaldo. Lavoro in fiera, appuntamento con il job meeting. La firma del contratto di lavoro. Lo scorso 21 settembre lo staff di Humanform, società di formazione del gruppo SGB Humangest, è stato protagonista di Race to Growth, un'esperienza di formazione originale e innovativa in pieno stile SGB. 9 team in gara, 4 persone a comporre ogni squadra, accompagnate da un tutor. Ad aprire la formazione, una prova di trekking di 3 km, seguita da un breve tratto in canotto. E poi, ancora, un percorso di 19 km in bici su tratti di strada anche sterrati e impervi, in cui ogni partecipante ha sì lavorato individualmente, tirando fuori gambe, forza, determinazione, ma sempre per il raggiungimento dell'obiettivo comune del team. È stata un'esperienza molto forte e dura un pochino fisicamente, però devo dire che ne è valsa la pena. Ci siamo divertiti in primis, ma abbiamo anche colto quello che era appunto il senso del team building. 19 km con la mountain bike sono stati meravigliosi, molto faticosi, però ne è valsa veramente la pena, come ha detto Francesca, perché poi l'obiettivo che c'era era proprio quello di vedere coinvolti maggiormente la parte di back office e i commerciali. Credo sia stato raggiunto l'obiettivo. Ultimo passo per conquistare il traguardo, un percorso in automobile suddiviso in 4 tappe, rigorosamente senza navigatore, che ha condotto le squadre al circuito internazionale d'Abruzzo di Ortona. Humanform non aveva mai avuto l'opportunità di trascorrere del tempo assieme, e mi riferisco allo staff, rete commerciale, barra back office. Oggi per la prima volta c'è stata sinergia tra i due gruppi di lavoro, hanno lavorato insieme, hanno collaborato insieme, hanno sofferto insieme, si sono divertiti insieme, è quello che noi ci aspettiamo che facciano tutti i giorni. Un ricordo in particolare, eravamo quasi alla fine del percorso in bici, ero con una ragazza del back office, avevo perso per la seconda volta la bottiglietta d'acqua, però non avevo la forza di fermarmi, tornare indietro e prenderla. Lei mi ha guardato e ha detto, siccome aveva la bicicletta elettrica, ha detto vai tu avanti, torno indietro e te la prendo io. Race to Growth ha rappresentato un momento originale di condivisione, socializzazione, divertimento, per esprimere le potenzialità di ciascuno, stimolando l'uscita dalla propria comfort zone. Qualità, affidabilità, attenzione alle norme ambientali e comportamentali. Sono questi i valori della società cooperativa Vitale Robaldo, azienda piemontese che da oltre 30 anni opera, con grande successo, nel mercato nazionale. Uno sviluppo costante nel tempo, supportato dalla qualità dei servizi offerti, che vanno dalla logistica interna al facility management, dai servizi di manutenzione del verde a quelli di cleaning civile e industriale. La costante crescita della nostra realtà negli ultimi 32 anni ci ha consentito quindi di raggiungere degli ottimi risultati sia a livello di fatturato sia a livello di incremento di numero di soci lavoratori. La nostra peculiarità è quella di cercare di risolvere problemi alle aziende, piccole e grandi che essi siano, cercando di instaurare un rapporto di partnership il più possibile approfondito con le aziende che ci danno la loro fiducia. Il presidente Andrea Bornelli ha raccolto l'eredità di suo padre, tenendo costantemente fede ai principi fondatori dell'azienda: solidarietà interna, cooperazione, serietà e professionalità. Il nostro focus è quello del problem solving, con un occhio molto particolare a quello che è il fattore umano, cioè sia i lavoratori che sono all'interno della nostra realtà e come essi si rapportano anche nei confronti del cliente e della committenza stessa. Lavorare a supporto delle imprese, collaborare in sinergia e superare le criticità. Questo è il modus operandi di una realtà così solida e strutturata. Grazie ad anni di attività, esperienze e lavoro concreto, la Vitale Robaldo garantisce a chi si affida alla sua gestione un sistema Easy Solution in grado di operare in modo veloce, efficace e conveniente, con un'attenzione costante all'ambiente e alla sicurezza. Costruire una rete di relazione tra i giovani laureati, i laureandi e l'imprenditoria nazionale e internazionale. E questo è l'obiettivo principale del Job Meeting, evento di formazione e orientamento che attraversa l'Italia, tappa dopo tappa, promuovendo l'ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro.
HumanGest è sempre alla ricerca di giovani ambiziosi, motivati e brillanti che vogliano entrare nel mondo del lavoro e diventarne protagonisti, raccogliendo le sfide di un mercato sempre più in evoluzione e per questa ragione ogni anno è presente su tutto il territorio nazionale in tutti gli appuntamenti di cartello che favoriscono l'incontro tra aziende e candidati. Job & Meeting è un progetto a livello nazionale. L'aspetto principale è l'incontro tra il giovane laureato e l'azienda, in cui il giovane può parlare con il referente aziendale e candidarsi alle varie opportunità presentate ovviamente dall'azienda o dall'agenzia, e può usufruire il laureato anche di diversi servizi, servizi di consulenza con degli esperti in materia di orientamento. In questo ambito noi ringraziamo tutte le aziende qui presenti, ringraziamo HumanGest che crede nel progetto, che collabora, che risponde alle esigenze dei giovani, che offre più opportunità a tutti i laureati, e opportunità che vedo che vengono accolte vista l'affluenza verso l'azienda, lo stand dell'azienda. Pronto? Sì, sono io. L'iter di selezione si è concluso brillantemente e siete stati finalmente convocati per firmare il vostro contratto di lavoro. Il recruiter della filiale HumanGest, che ha seguito la selezione, vi ha appena comunicato il feedback positivo e ha fissato con voi un appuntamento per la fatidica firma. È arrivata la proposta economica dell'azienda che intende assumervi e in questo preciso momento potete approfondire ogni aspetto del contratto. È fondamentale però arrivare preparati alla firma per iniziare il nuovo lavoro nel migliore dei modi. Prima di tutto, bisogna conoscere nel dettaglio il tempo dell'incarico, ossia la durata del contratto e le responsabilità che ne derivano. La retribuzione, commisurata sulla base delle vostre responsabilità e competenze, sarà determinata dal settore di riferimento e dal livello di inquadramento. Per valutare al meglio la proposta, è bene considerare la RAL, la retribuzione annua lorda, e il numero di mensilità che comprende, per avere un'idea complessiva del vostro stipendio. Nel contratto di lavoro deve essere indicato il luogo dove si svolgerà la mansione e l'orario, se full time o part time. In entrambi i casi sarà definito il numero di ore, eventuali turni, di giorno o di notte, nel weekend e nei festivi. Dalla firma del contratto partirà il cosiddetto periodo di prova. La sua durata varia in base al contratto collettivo nazionale di lavoro e sarà un periodo utile di valutazione reciproca per voi e per l'azienda, per confermare le motivazioni che hanno spinto entrambe le parti a iniziare questo percorso. Sempre secondo il settore di appartenenza, ogni mese maturerete giorni di ferie e permessi di cui poter usufruire. Non dimenticate però che il contratto è un accordo formale tra le parti ed entrambi dovete condividerne pienamente i contenuti prima di siglarlo. Potete quindi prendervi il tempo necessario per valutare ogni aspetto e non abbiate timore di fare domande. È bene togliersi ogni dubbio per partire con il piede giusto. Ok, siete pronti per la firma? Inizia la vostra avventura! Buon lavoro!